Di nuovo con Supercross per queste immagini che ci giungono da Schwanenstadt, località non molto distante da Salisburgo, dove stiamo per vedere le fasi salienti del Gran Premio d'Austria, prova inaugurale del mondiale della classe 250. Inquadrato Dave Stribos per la prima volta nel mondiale della quarto di litro e questa è la Yamaha numero 2, l'unica Yamaha ufficiale affidata a questo pilota, Pekka Vekonen. Col numero 72 Trampas Parker, campione mondiale della 125 nel 1989, ancora in sella alla KTM dell'importatore italiano Farioli. Ancora un'inquadratura per Trampas Parker che si presenta al via con due dita di un piede fratturate, i meccanici lavorano intorno alla sua moto. Inquadrato è Bruno Ferrari, da anni capo meccanico della KTM Farioli. Ultimi ritocchi alla moto del campione del mondo prima della partenza, Michele Rinaldi a colloquio col suo nuovo pilota John Vandenberg, terzo classificato lo scorso anno nel mondiale della 2,5 con la Yamaha. E Alessandro Puzzar, il pilota italiano del team di Michele Rinaldi. Questi è Jan Van Dorn con la KTM numero 4. Tanti dunque i protagonisti per questo mondiale e ci sono dei problemi fisici per Michele Fanton che ha subito uno strappo muscolare durante le prove. Riesce comunque a presentarsi al via col numero 60 e Jacques Vimont tornato alla classe 250 dopo qualche anno e siamo già alla partenza della prima manche e scatta velocissimo Suzuki numero 71 Alex Puzzar. Alle sue spalle Dave Stribos, grande partenza del pilota italiano che ha preso subito in questa prima manche un sensibile vantaggio nei confronti degli avversari col 90 Stribos, col numero 5 Fanton, col 72 Trampas Parker. Veramente stoici Fanton e Parker che corrono in condizioni fisiche veramente pessime. Eccoli alle prese Fanton e Parker che stanno lottando per la terza posizione. Questa è una sintesi che è stata curata dalla VM News con le riprese di Mauro Valentinuzzi. Vedete con la Kawasaki verde Roland Diepold, poi Jan Van Dorn con la KTM numero 4. Come dicevamo, sono tanti pretendenti al titolo in questa classe 250, ma fin dalle prime battute di questo Gran Premio d'Austria c'è uno spettacolare Alex Puzzar, un grande Trampas Parker che sta soffrendo, stringe i denti e mantiene una seconda posizione. Dave Stribos, Kawasaki numero 90 e al quarto posto c'è Michele Fanton. Michele Fanton con una Suzuki privata ma molto ben preparata dal team Carpi Motor. Vola in alto Roland Diepold che abbiamo visto qualche settimana fa impegnato anche in una gara di Supercross americano, mentre in testa non ci sono problemi per Alex Puzzar che già a metà di questa prima manche ha preso un incredibile vantaggio di 20 secondi addirittura su questo pilota Trampas Parker che sta disputando una gara eccezionale al suo primo Gran Premio stagionale. Dave Stribos per la prima volta nel mondiale in sella ad una Kawasaki dopo aver corso lo scorso anno nella 125 con la Suzuki, o meglio dopo aver fatto solo poche gare del mondiale. Un ginocchio disastrato l'ha poi tolto praticamente di scena per il resto della stagione, col numero 3 John Vandenberg al debutto iridato con la Suzuki. Ai box un Michele Rinaldi trepidante per Alex Puzzar che sta guidando con notevole autorità questo Gran Premio d'Austria. Alle sue spalle uno splendido Trampas Parker e Michele Fanton che sta seguendo la Kawasaki numero 90 ora inquadrata di Dave Stribos. Praticamente il terzetto che nello scorso settembre aveva regalato all'Italia un fantastico secondo posto al Cross delle Nazioni sta ripetendo un grande risultato d'assieme. Abbiamo visto Puzzar tagliare vittoriosamente il traguardo davanti a Trampas Parker, Dave Stribos, Michele Fanton e Roland Diepold. Nell'intervallo tra le due manche si lavora sui mezzi, questa è la KTM di Trampas Parker, problemi ad un braccio per
John Vandenberg, piuttosto affaticato e caduto nel sabato precedente la gara. Trampas Parker si concentra prima del via della seconda manche. Questi è Jacques Vimond, ritiratosi nel corso della prima manche, campione mondiale nell'86 di questa cilindrata con la Suzuki. Poi abbiamo visto Fantone, infine Alex Puzar, sorridente, ha vinto la prima manche e scatta al comando anche in questa seconda manche. Vandenberg si affianca, ma è Puzar, ancora Puzar, a prendere il comando delle operazioni. Veramente un fulmine in partenza il pilota della Suzuki. Vediamo poi Fanton, Strybos, Trampas Parker e via via tutti gli altri. Favorevole dunque anche l'avvio della seconda manche per i piloti italiani, col numero 4 a centrogruppo Jan Van Dorn, col 2 Pekka Vekonen, nono nella prima manche e piuttosto attardato anche all'avvio di questa seconda frazione di gara. Velocissimo Puzar in questo discesone, sta guidando veramente alla grande il pilota di Michele Rinaldi, come pure il suo compagno di squadra John Vandenberg. Michele Fanton, grande la sua prestazione, ricordiamo, con uno strappo muscolare ad una spalla, due dita di un piede fratturate invece per Trampas Parker, non ne risente, almeno vedendo la sua veemente azione. Strybos attualmente in quarta posizione, positivo per lui il debutto nel mondiale della 250. Inutile parlare di positività per Alex Puzar, lo vedete da soli come sta guidando in testa alla gara. John Vandenberg, Dave Strybos, Michele Fanton, veramente una gran bella gara su questo tracciato molto scorrevole di Svanestand, terreno in perfette condizioni, giornata di sole dopo la pioggia dei giorni precedenti. Ancora inquadrature per Alex Puzar, veramente fantastica questa sua prima gara, del resto aveva già iniziato la stagione alla grande imponendosi d'autorità nei campionati internazionali d'Italia, l'avevamo visto in una delle primissime puntate di Supercross. Michele Fanton, che non ha avuto grandi risultati inizio stagione ma che pian piano sta venendo fuori. Trampas Parker, anch'egli frenato da incidenti vari, si è allenato pochissimo durante l'ultimo mese precedente all'inizio del campionato mondiale, ha avuto problemi con un piede, poi con una mano, insomma grandi vicissitudini, ed ora eccolo in pista a occupare una fantastica quarta posizione in questa seconda manche, posizione che gli consentirebbe di terminare il Gran Premio al secondo posto assoluto. È passato addirittura in terza posizione Parker alle spalle di Fanton, col numero 9 è inquadrata la Kawasaki del belga Marnik Berwoods, settimo nella prima manche. E torniamo sugli italiani in gara, abbiamo visto Michele Fanton e lo splendido Alex Puzar, che ha imposto un ritmo frenetico a questa gara, letteralmente surclassati gli avversari, soprattutto quelli che erano candidati alla vittoria come Pekka Vekonen, come Roland Diepold, come Jeremy Watley, Van Dorn e tanti altri. Veramente impressionante la forza espressa dal trio italiano Puzar, Fantone, Parker, ricordiamo secondi al motocross delle nazioni. L'unico che ha tenuto il loro ritmo in questa gara è l'inquadrato Dave Strybos con la Kawasaki numero 90, Pekka Vekonen che naviga intorno alla decima posizione, mentre molto più avanti Alex Puzar sta per portare a termine vittoriosamente anche la seconda manche. Eccolo scatenato Alex Puzar, vince entrambe le manche del Gran Premio d'Austria, bravissimo Michele Fanton. Dopo la prima prova ecco la situazione in classifica: Puzar 40 punti, l'inquadrato Parker 32, Fanton terzo a quota 30, quarto Strybos a 28 punti. Grandi complimenti dunque per la pattuglia italiana in questo inizio di stagione per la classe 250. No,
Amici, abbiamo dunque visto insieme questa prima prova del Mondiale 125 di motocross da Montevarchi, abbiamo visto anche una brevissima sintesi della prima prova della 250 da Schwanenstadt. Corrado, un mondiale in una stagione veramente elettrizzante in tutte le cilindrate comunque. Beh, chiaramente la prima prova è sempre la prova più esaltante perché c'è tutti gli interrogativi dell'invernata, dei nuovi arrivi in ogni campionato e quindi la gara chiaramente assume un aspetto particolare. Poi man mano durante l'anno si conoscono già i valori in campo e quindi la cosa si tranquillizza un po'. Bene amici, ringrazio Corrado Maddi, alla fine dell'anno vedremo se dirà ancora delle bugie, se dirà smetto e poi continuerà ancora a correre. Comunque l'appuntamento con Supercross è la prossima settimana. Ciao!